nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, Alberico, ben ritrovato. Ben trovato, caro capitano. Hai recuperato le fatiche delle organizzazioni, delle tante gare. Diciamo che è stato un mese di agosto veramente incredibile, stratosferico. Probabilmente settembre sarà anche forse meglio, si partirà con un bel primo settembre, ma come diremo poi si chiuderà anche molto meglio, ancora meglio il mese di agosto. Tu partirai come atleta un po' in ritardo, non il primo ma il 2. Recupererai con l'ultramaratona delle fiabe che ci sarà in provincia di Potenza, prima ancora però dovrai passare. A sentirci parlare, capitano, sembra che stiamo dando i numeri, invece questi sono tutti impegni che speriamo di onorare. Sicuramente. Andiamo a presentare i nostri graditi ospiti con una medaglia al collo, la medaglia è piccola, vero Tiziano Di Gregorio, ma una medaglia di vero valore, campionato europeo per i Vigili del Fuoco. Una medaglia, come si vede, piccolina, ma quanto vale quella medaglia? Immagino tantissimo. Ben arrivato. Tutti. Sì, vale tanto, diciamo. Non è oro, ma vale oro. Vale più per la soddisfazione, certo, di averla vinta, conseguita. Sì, questo è un campionato europeo, il Vigile del Fuoco, che quest'anno è giunta alla 18ª edizione, quindi esiste da tempo. Fatta dal comando di Belluno nella città di Feltre. Poi ne parleremo tra poco, una città che mi sta molto, una zona che mi sta molto a cuore per motivi di lavoro. Andiamo adesso, ecco Alberico, cominciamo con il mese di settembre perché partiamo proprio da Torricella Piligna. Abbiamo il primo cittadino che è venuto a trovarci, Carmine Ficca, ben arrivato sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a precisare che Alberico è stato lungimirante perché ti chiamava sindaco già quando non lo eri sindaco, Dico bene? Sì. Sono sindaco da giugno del 2017, però vengo da un'attività amministrativa di 10 anni perché sono stato prima assessore della cultura e poi vice sindaco nella precedente. Allora possiamo dire che la stracittadina, la stratorricella sarà sicuramente, Alberico, una garanzia per uno che amministra da più di 10 anni sicuramente. Ha fatto la gavetta, quindi è pronto per entrare nel nostro mondo. Emilio Mignone, buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. Podistica, Avis Alba Adriatica. Saremo con l'Alba Run domenica mattina. Sì, domenica mattina si parte alle 9:30 la prima, quella competitiva, e poi per i ragazzi alle 8:30. I ragazzi dai 6 ai 15 anni. Che vengono ripartiti in varie età, in modo che. Che è la novità di quest'anno. È la novità quest'anno. Sì, lui è presidente, mentre Luca Cavatrunci, ben arrivato anche a te, atleta, dirigente di questo nuovo gruppo, possiamo dire un gruppo nato da poco, che vi fate già rispettare nel panorama. Quest'anno sarà la terza edizione della gara, quindi noi come gruppo abbiamo 5 anni. Prima facevamo solo camminate ludico-motorie, diciamo. Adesso ci siamo lanciati in questa
nell'organizzazione di questa gara. Quest'anno sarà la terza edizione, speriamo bene. Alberico con una zona che non c'è paese della costa teramana dove non c'è un gruppo podistico, anzi in alcuni paesi anche più di uno. Si sta evolvendo molto, il movimento cresce. Io tra l'altro una zona nel quale sta crescendo molto la camminata sportiva e questione benessere, e veramente con numeri importanti. No, infatti siamo partiti proprio da questo sistema, camminata, dopodiché anche impegnativa. Abbiamo fatto camminate da 32-33 km. Ah, addirittura. Passeggiatina. Poi ci siamo lanciati nel mondo delle competizioni, quindi quest'anno è la terza edizione. Diciamo che per quanto riguarda la camminata il vostro alfiere è Sergio Milano, per quanto riguarda la competitiva Angelion, che lo vediamo spesso anche sui podi delle più importanti manifestazioni. Che sta tornando forte, ultimamente si sta rimettendo. Sì, scusa, ma quest'anno forse ci ingrandiamo come atleti, perché già ci sono 5-6 richieste, ci hanno fatto di iscriversi prossimo novembre, quindi arriviamo sui 12-13. Quindi stiamo in una fase di qualcuno di che crescita. Qualcuno che probabilmente sta stretto da qualche altra parte, ha visto che è lì da voi. Noi accettiamo tutti. Bene, Alberico, andiamo con il nostro Tiziano. Bella soddisfazione, titoli italiani ne hai vinti. No, diciamo che sempre nel circuito dei Vigili del Fuoco, proprio l'anno scorso mi sono classificato alla prima posizione alla mezza maratona di Trieste. Quindi diciamo ha già assaporato, hai dato anche una bella soddisfazione. Perché io questa gara comunque di Feltra già l'avevo partecipato già l'anno precedente, però classificandomi alla quarta posizione. Diciamo che quest'anno c'è stato Alberico, questo non è come i carabinieri, la polizia, che non vi danno la possibilità di allenarvi. L'uccellino mi ha detto che chi fa atletica, chi si prepara, ha tutto il tempo per potersi allenare. Infatti lo vedo anche abbigliato nella maniera giusta, eccetera, quindi ben venga e magari possano fare scuola. Sono dispensati da fare i servizi e vanno a fare allenamento. No, diciamo che lo vedo un po' perplesso, no. Però Tiziano. Diciamo che l'ufficio delle attività sportive diciamo incentiva questa l'attività sportiva all'interno del corpo nazionale, quindi sviluppato in tutto il territorio nazionale, ma questo fa sì pure per dare la possibilità che attraverso la pratica sportiva il Vigile del Fuoco venga pure preparato per far fronte pure alle necessità lavorative, molto, il servizio un molto po' fisico. Sicuramente ti troverai avvantaggiato anche nel quindi lavoro. Quindi un modo anche per dare questa possibilità. Tiziano, un campionato europeo nella quale l'Italia ha la tua medaglia, come si è comportata l'Italia in generale e quali sono le nazioni pure più forti tra le altre dei vigili? Diciamo che in questa manifestazione partecipano varie nazioni a livello europeo, giustamente abbracciano più in particolare le nazioni più limitrofe al territorio di Bolzano, però comunque partecipano da spagnoli, portoghesi, francesi, dal Belgio, ci stavano croati, ma soprattutto i polacchi. Vengono molti polacchi, infatti tra i primi due assoluti si sono classificati due polacchi. Terzo assoluto, un italiano che conosciamo bene in forza alla Tocco Runner, che è Fiorenzo Mariani. Che è Fiorenzo Mariani, che è stato il primo degli italiani, conseguito la terza posizione assoluta. Ha battuto pure atleti della zona lì, perché la zona di Belluno, di Vigili del Fuoco, hanno una tradizione di atleti del passato veramente fortissimi. Sì. Quindi un'ottima posizione di Fiorenzo. Sì, un'ottima posizione di Fiorenzo. Da sottolineare, primo tra gli italiani. Quindi una nel bella corso prestazione. Della stagione ti ho visto sempre avere una condizione crescente. Probabilmente sei riuscito a trovare il picco di forma proprio nel momento giusto. Sì, diciamo che su questo devo fare una puntualizzazione, devo ringraziare. Volevo sia darti proprio un assist. Il mio coach Enzo Melatti, ma anche la collaborazione anche di Alberico Di Cecco, che essendo iscritto alla sua diciamo la stessa società di appartenenza abbiamo, di cui Enzo Melatti fa parte. Gli abiti da ricopre fuoco. Anche il ruolo
di tecnico della Vini Fantini. E quindi dietro il suo indirizzo, ma soprattutto... Ma io qualche indicazione la do, ma diamo merito ad Enzo, sì, che veramente è un appassionato a 360 gradi. Sì, è un allenatore nazionale, quindi facciamo riferimento sempre alle sue tabelle, ai suoi programmi, che giustamente lui segue sempre un metodo che lui chiama, di solito definisce scientifico, cercando di eliminare le varie scorciatoie che è possibile e immaginabili. E poi ho fatto molto riferimento anche ad Alberico, che facendo parte della stessa società, perché la sua esperienza, sì, diciamo pure sul campo, e mi ha dato tante indicazioni. Siamo, basta allenarsi insieme, sì. Però piano piano, perché sì, lui sta crescendo parecchio, quindi adesso sì, è il momento, diciamo, che di calmarlo. Quando poi riesci a conquistare un titolo, in questi momenti ripensi proprio ai sacrifici e alla costanza degli allenamenti fatti, alle sofferenze e tante anche, a tante rinunce, certo, anche culinarie. Diciamo. su questo devo ringraziare anche la mia dietista, voglio proprio sottolineare, Daniela Tiberio, che faccio riferimento a lei per... la dieta, perché per calibrare, sì, ogni purtroppo pasto. Sono molto goloso, allora ogni tanto mi devo. Bene, torneremo tra poco a Torricella. Sindaco, che si dice? Che si dice? A Torricella organizziamo appunto con Alberico per questo fine settimana un po' tutta l'atletica Wisp. Che si dice, perché c'è un periodo che nasce da lontano, sì, che parla proprio. Che si dice? Lontano è sempre, sì, super documentato. È vero, cioè, sì. Sì, sì, assolutamente sì. È un periodo che ho realizzato da un nostro torricellano che è residente fuori. Appunto nasce per la volontà di tenere uniti tutti i torricellani sparsi per il mondo. Bellissimo. Perché ne sono veramente tanti. Torricella aveva 4.500 abitanti nel dopoguerra. Il più famoso è proprio quel John Fante, o no? Sì, sì, addirittura è conosciutissimo al di fuori del nostro territorio in un modo. Sì, è un autore importante, un autore letterario importante. Qualcuno dice anche più di Hemingway. Sì, sì, in America sì. Beh, però anche nel territorio, adesso facciamola questa parentesi, anche a Torricella esiste il premio John Fante, sì, cioè, esistono anche palazzi intitolati a John Fante. Sì, c'è il festival letterario dedicato a John Fante, è stato proprio qualche giorno fa, si è conclusa la 13ª edizione. Ma paragonato agli scrittori, sì, sì, più, certo, in a livello, sì, mondiale. Sì, 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 abbiamo avuto diversi ospiti importanti, Umberto Galimberti, il dottor Bartolo, il medico di Lampedusa, abbiamo un premio letterario all'interno del festival che ha visto essere premiato Beppe Millanta, insomma è un'iniziativa importante, cioè, che pian piano con tanti sacrifici. E non facciamo sacrifici parlare allora a questo punto solo di storia, di cultura a Torricella, ma grazie anche alla conoscenza di Alberico, sì, da quest'anno si parlerà anche di sport, di atletica. Sport, e appunto il 1° settembre faremo questa gara a Torricella. È arrivato domani, ci siamo. Sì, questa prima prova. Tra qualche giorno, è un esperimento a cui teniamo tanto. Da qualche tempo, insomma, che cerchiamo di organizzare questa manifestazione sportiva, ci teniamo tanto perché vogliamo promuovere questa pratica sportiva, e attraverso questa pratica sportiva vogliamo promuovere il nostro paese, il nostro centro storico, un centro storico molto bello. E poi ce n'è un altro di centro famoso lì vicino, che è una frazione che forse è anche più, non ricordo il nome, ma c'è un piccolo Fallascoso. Fallascoso. Contrada Fallascoso, sì, è un comune autonomo fino agli anni 20, adesso fa parte del comune di Torricella Peligna. È un'altra chicca. Sì, è un bellissimo borgo. Da visitare. Ecco, noi andiamo a gareggiare, le ritrovo alle ore 15, la prima partenza per le ore 16 per i ragazzi, poi vediamo la locandina, alle ore 16:30 gli adulti, se andiamo prima di pranzo possiamo vedere, possiamo vederci le bellezze del posto. Cioè, l'occasione è non andare solo per correre, mordi e fuggi, ma anche per vedere qualche cosa di bello nel territorio, anche perché quando ci ricapita poi senza la corsa di tornare in posti così unici, così belli. Dalla locandina inviterei Claudio a mandare anche la locandina di Cugnoli, il trofeo
Santo Stefano, ci sarà giovedì, pertanto per chi ci sta vedendo adesso, diciamo domani, per chi ci vede in replica giovedì e venerdì, andiamo a dire che la manifestazione è, ricordiamo allora, giovedì alle ore 20 per gli adulti, alle 19 e 15 la gara dei ragazzi, 10 km, 6 e 600 per la non competitiva. La cosa bella di questa manifestazione, Alberico, eccolo qua, vediamo proprio scritto adesso, ricco buffet con prodotti tipici per tutti, perché tutte le casalinghe del posto si fanno a gara tra di loro a chi può fare di più. Crediamo che sia un'altra bella gara, era stata sospesa ma sì, per qualche anno, adesso ritorna. Approfitto, se posso, per farti una domanda, perché mi chiedono se il percorso è lo stesso. No, è stato modificato, molto più scorrevole. Quello era particolarmente impegnativo. Sì. Non è, cioè, non, assolutamente non è dura, forse è più difficile 200 metri di discesa che tutto il resto, poi saranno tre giri del percorso. Memorial Claudio Silvestri, uno sportivo del posto che lo vogliono ricordare. È venuto a mancare prematuramente. Ripetiamo, giovedì alle ore 20 a Cugnoli. Tu non ti stancare troppo domenica. Non ti preoccupare. All'ultramaratona non ti stancare troppo. Così l'avrò già fatta, quindi andiamo. Perciò, ma non tornare poi stanco che dirai ma adesso sono stanco. Assolutamente no, anzi mi dispiace che è cambiato il percorso, perché quello mi c'ero trovato molto bene, non mi dispiace. Però cambia, ma le strade sono sempre le stesse. Sempre Cugnoli, poi è come Torricella, non è che stiamo parlando di che possiamo modificare più di tanto, vero? Forse, esatto. Alla fine è quello. Emilio, presidente, quella bella maglietta verrà data? La maglietta nostra. Ah, vostra, non è che viene data? Ogni anno ne facciamo un po' per... Sì, viene data. Viene data anche ai pacchi, i premi di categoria che vengono fatti, quelle dalla competitiva, i primi cinque. Presidente, dicevi prima che vi state, diciamo, allargando. Sì. Però, secondo me, rischiate di allargarvi parecchio anche grazie alle iniziative che state facendo con i giovani, che se Dio vuole potrebbe addirittura incentivare, fare vera promozione sportiva. Sì, questo è vero, perché datesi che adesso si stanno molti che si stanno avvicinando. Io vedo anche gli uomini che spesso proprio con i ragazzi. Abbastanza, quindi comincia a essere una realtà, e quindi noi dobbiamo anche impegnarci di più per fare questo, insomma. È nato una sorta di preparazione atletica per quello. I ragazzini, sì. In vista proprio della gara, perché siccome le scuole in questo periodo stanno chiuse, quindi... magari è difficile ritrovare i ragazzi che sono ancora al mare in vacanza. Invece... non è un po' presto, 8:30 però per... Lo so, l'alternativa era... Poi ho capito perché la fanno, così preparano i ragazzi per la rientro a scuola. Esattamente. A proposito di presto, una cosa che mi sta sorgendo nelle Marche, soprattutto c'è l'usanza delle 5:30, 6:30, il buongiorno al mattino, radunarsi tutti insieme per una passeggiata, un allenamento all'alba, visto che voi, parlando di presto, il paese, la località, la città si chiama Alba. Sì, l'anno scorso fu fatta pure una camminata. Sì. In notturna quasi, intorno ritrovo alle 5, sì. Partenza alle 6. Ma noi abbiamo degli appuntamenti per i camminatori, il martedì e il giovedì. Ci riuniamo, c'è il raduno a Piazza del Popolo e poi si fa tutto il lungomare. Mattina o pomeriggio? Sì. O sera. Abbiamo per promuovere però un'attività fisica locale. Che ma dimmi la verità, tu stai solo al raduno o partecipi pure? Sì, lo partecipo, io correvo fino a poco tempo fa, poi per problemi fisici. Non ne può fare a me, non ne partecipare. Ma vediamo. Quindi, poi questa è una gara che viene fatta tutta sulla pista ciclabile, tutta ecologica, quindi anche chi va davanti per la sicurezza sono con le biciclette, i carabinieri in concedo. E gli atleti possono ammirare la bellissima spiaggia, perché la spiaggia che avete voi credo che in Abruzzo ma poi infatti, è la cosiddetta spiaggia d'argento, vero?
Infatti i turisti che stanno ancora a villeggiare, stanno sulla spiaggia, quando vedono passare tutti questi fermano e applaudono anche loro. A proposito di turismo, un'altra domanda che mi viene riflettendo è: perché non l'anticipate nel periodo clou, nel periodo del marasma più generale? Lì sono problemi poi il sindaco. Perché potrebbero essere tanti di più lì di partecipanti. In realtà, per problemi organizzativi. L'assegnazione della data è stata proprio studiata in un periodo che è un po' più caldo. Che non crea problemi. Per promuovere il turismo. Allungare il turismo. Esattamente. Allungare la stagione. In una fase calante. Mentre magari al pieno luglio, pieno agosto sicuramente non serve accelerare. Bella, una bella locandina avete fatto, complimenti. Grazie al grafico lì, Proprio sto riportando la spiaggia, giustamente, diciamo. Noi stiamo cercando di crescere poco alla volta. Se ricordi, forse non lo ricordi, però l'anno scorso dicemmo che ogni anno vorremmo fare qualcosa in più. Infatti quest'anno abbiamo introdotto la gara per i ragazzi. Bambini. L'anno prossimo vorremmo introdurre... Tant'è che avete fatto un volantino appositamente solo per i ragazzi e qualcuno ultimamente ha creato pure qualche confusione, perché qualcuno, di fatto ne parlavo giorni fa col presidente, con Emilio, qualcuno ha detto: ma quest'anno c'è solo la gara per i ragazzi. Infatti mi ha chiamato proprio oggi uno, dice: ma che si fa sulla gara per i ragazzi? Poi gli ho dovuto spiegare. Spiegavo bene che sono due gare... in una, alla fine sono due mani. Ecco qua. Ti posso dire, Roberto, qual è l'obiettivo per la prossima edizione? Portare Alberigo a gareggiare da noi, visto che. Certo. Quest'anno, purtroppo, con un impegno WISP importante come l'ultramaratona delle Fiabe, non sono riuscito, ma. No, l'anno prossimo prenderemo come impegno e ti ringrazio del l'invito non mancherà mai, ma l'anno prossimo vorremmo. Punteremo al chilometraggio, se ci sarà la possibilità di allungare, forse vorremmo fare una 21. Ah, perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Anche perché poi le 21 vanno, non so per quale motivo, Alberico, ma vanno... Sì, sicuramente è la gara più gettonata. Più gettonata. Sì. Cioè, se uno vuole avere successo, organizza la 21. Il percorso si presta, al territorio amico Antonio presta, Esposito, quindi... una prima edizione fatta in quattro, in fretta e in furia, sul Matese, nel deserto montano, possiamo dire, solo per arrivarci, alla prima edizione 850 arrivati. Sì, riconosciamo anche che Antonio ha una sorta di bacchetta magica. Però, fosse stata una gara di 10 km, credo che non, assolutamente. Non otteneva lo stesso risultato. Tiziano, vai Rico con... Tiziano, abbiamo detto prima, abbiamo parlato della preparazione, abbiamo detto che sei andato sempre più in una condizione crescente, quello che mi chiedono tutti, qual è l'allenamento che più soffre un atleta che viene ospite in questa trasmissione? Cioè, qual è l'allenamento che tu fai meno volentieri, ma che probabilmente ti dà quel qualcosa in più poi da tirare fuori in gara? Rinunciare ai dolci. Quello l'abbiamo già dichiarato, quindi... Oddio, guarda. Tra le ripetute, il fondo medio, il lungo. Guarda, per me non esiste, perché proprio forse proprio sta il fatto di diversificare la tipologia di allenamento, da pure lo stimolo, perché forse essere ripetitivo, come fanno molti, fare sempre lunghi, potrebbe diventare noioso. E invece il fatto di diversificare, ma non solo diversificare, ma dà anche la possibilità di recuperare, di spezzare, perché comunque non si può sempre fare la stessa tipologia di allenamento. Io sinceramente, personalmente, non accuso nessuna pesantezza. Non ci sono proprio... Non ci sono tipologie di... Forse le ripetute potrebbero essere... No, le preferisco. Perfetto. Forse più pesante... fare un lungo intorno ai 20 km che cominci forse ad accusare più la fatica nel finale. Dove andremo adesso a far fruttare questa condizione? Torricella? Ab Adriatica? Hai già deciso? Tutte e due, sinceramente sono perché con impegni lavorativi Cugnoli. Cugnoli no perché lavoro tutta la giornata però fatti spostare a Cugnoli, tra... come vigile del fuoco a Cugnoli, peccato che stai in provincia di Chieti. Torricella e Alba sono un po' Sei combattuto perché il giorno 31 il turno di notte, quindi non so è da giustare, chi vivrà vedrà maratone da vedere.
Allora, maratone sinceramente non le ho mai fatte, però diciamo che nel programma, perché volevo sottolineare che sempre nell'ambito dei Vigili del Fuoco hanno creato un circuito, diciamo tipo un criterium che abbiamo anche noi, quindi prevede, oltre alla prova che è stata fatta adesso a Feltre, c'è il 13 di ottobre, ci sono i 5.000 in pista, quindi campionati italiani di 5.000 in pista a Prato, poi a fine ottobre c'è la mezza maratona ad Arezzo e il 9 dicembre la maratona di Reggio Emilia, quindi viene abbinata alle varie manifestazioni, quindi sta maratona vorrei provarla. Cosa mai i Vigili del Fuoco organizzano una maratona campionato italiano a Pescara? Anche perché per adesso, diciamo poi è come un campionato, per adesso mi sono posizionato terzo, come vincere la gara, ma c'è da vincere un campionato. Alberico, per l'anno prossimo dai, ti metterei in contatto con gli amici dei Vigili del Fuoco, la maratona di Pescara sarà valida anche per il titolo nazionale. Verrà coordinata direttamente da Tiziano. Per cui no. Sindaco Carmine Ficca, il percorso come sarà allora? A Torricella Peligna. Il percorso si articola nel centro storico. 10 chilometri, quanti giri? Sono 7 chilometri, quasi 8, 3 giri da 2 e 4. Un po' come Crecchio, Alberico. Dopo il grande successo della gara di Crecchio, record di iscritti quest'anno, veramente una grande manifestazione. Io direi, a Torricella mi permetto di ringraziare sia il comandante dei Vigili ma anche il comando Carabinieri che ci sta dando veramente una grossa mano e che sicuramente concorreranno alla riuscita, alla migliore riuscita della manifestazione. Assolutamente, vorrei anche io ringraziarli, sia il comando dei Carabinieri di Torricella che il Vigile, perché appunto ci stanno aiutando tanto nell'organizzazione, così come vorrei ringraziare tutti coloro che stanno sponsorizzando un po' l'iniziativa, ci stanno dando una mano con i vari prodotti che mettono, che stanno donando a prodotti, questa manifestazione. Prodotti del territorio. Sì. Che tra l'altro, come Cugnoli, se non mi sbaglio, anche diciamo, le signore di Torricella sono già all'opera per offrire sì, i sapori del posto. Assolutamente. Ultima cosa da chiedere, siamo in molti, siamo combattuti, passando da Guardia Grele Casoli oppure passando in Val... Ottimo. Val di Sangro. Da Pescara sì, la strada più comoda. Da Chieti già? Da Chieti conviene forse anche venire da Casoli. Tiziano, sei informato. Non hai dubbi anche sul percorso. Bene, grazie. Ovviamente Alberico, grazie, tutte queste gare fanno parte del circuito Corri l'Abruzzo, sia Torricella che Torricella 30 Alba. Punti, Alba addirittura 50 punti del nostro circuito. Dove quindi... ci si iscrive? Torricella sicuramente da... Torricella ci si iscrive anche sul posto inviando una mail a Teaming Run e c'è Graziano Di Lizio che effettua il servizio. Mentre Cugnoli le iscrizioni da Gianluca Lufrano. Mentre Alba? Alba l'iscrizione si fa sempre Alba Running a sede.it di Gianluca Alesiani. L'altro Gianluca Alesiani. Via mail o via fax. Anche perché la vostra non è solo Corri l'Abruzzo, ma è anche Criterium Picena e Petruzzi. Petruzzi e Picena, siamo iscritti anche al circuito di Petruzzi. Perfetto. Qui vediamo delle immagini della passata edizione, che già ne eravate, Luca, più sì, che tanti, eh? L'anno scorso eravamo sui 400 persone, 400 iscritti, quindi... Seconda edizione. Quest'anno ne saremo? Quest'anno si supera, Roberto, perché devo dire anche per questa manifestazione ci siamo adoperati per evitare qualunque tipo di concomitanza. Guardate che altra bella cosa, Alberico, gli atleti che si rincrociano... Sì. Quelli che vanno, che sì, vengono sulla stessa strada, ancora più bene. È ancora più bene, sono convinto anch'io. Quindi quest'anno Alba, secondo me, vola verso il record di partecipanti, come anche le altre gare WISP. E noi Alberico voliamo verso la conclusione della puntata, ringraziamo sì, i nostri graditi ospiti, grazie a voi a casa per l'ospitalità, grazie a Marino alle telecamere, a Claudio alla regia, l'appuntamento la settimana prossima. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Call me dancing.
song.